Thank you.
tuo, Gisselli, sei il numero uno. Mister, un risultato pesante. Sì, è stato pesante, soprattutto che primo tempo penso che abbiamo avuto un paio di cose importanti per, insomma, per segnare, per stare in partita. E, secondo tempo siamo crollati dal punto di vista della cattiveria, della carica agonistica, abbiamo lasciato il campo un po' troppo facilmente a Corridogna. Giovanni Gerlandini, tecnico del Corridogna. Mister, aveva detto in settimana la squadra si sta muovendo, si è mossa davvero? Ma sì, io avevo detto innanzitutto in tempi non sospetti che noi potevamo cominciare il campionato dalla quinta giornata. Però avevo anche detto che avrei voluto fare più punti nelle prime quattro partite. Non ci siamo riusciti, oggi ci è tornato un po' il sorriso, però dobbiamo essere molto umili perché il calcio è una bestia brutta, brutta bestia. Questa sera, dopo un primo tempo dove abbiamo buttato al mondo non so quante palle gol, nel secondo tempo in tre minuti abbiamo fatto tre gol, insomma, per cui appunto per questo che non ti regala niente nessuno, quello che c'hai te lo devi guadagnare fino all'ultimo secondo. Mister, lei se la ricorda un'altra goleata con lei in panchina, 7-1 con Comunanza, tre stagioni or sono? No, vabbè, sono capitate altre situazioni, ma al 4 ho cominciato, diciamo, a far capire che era giusto controllare la partita, perché poi dopo ho pagato a caro prezzo quel 7-1. E allora torniamo alla partita di oggi, la doppietta di Buciolacchi comunque è un buon segnale. Allora, io sono contento, sono molto contento sia per Buciolacchi che per Pomiro. Ma soprattutto sono contento anche per Tartabini, che ha bisogno di tanta fiducia, di riguadagnare la fiducia in se stesso. Questi sono giocatori importanti che ci possono far fare il salto di qualità. Io ripeto, la mia è una squadra che deve crescere molto, ma soprattutto deve ritrovare la consapevolezza nei propri mezzi. Io penso che questa sera abbiamo espresso un ottimo calcio, abbiamo fatto delle belle azioni e al di là dei gol fatti, che lasciano il tempo che trovano, ma quello che più mi dà soddisfazione è come ci siamo espressi in mezzo al campo e penso che tutti lo possono, diciamo, confermare. Possiamo dire allora che questo è il vero Corridogna? Beh, certo, oggi come oggi, diciamo, possiamo dire che abbiamo la rosa al completo e quindi su questa rosa possiamo lavorare con tutte le varie derivazioni, con tutte le varie sostituzioni, con tutti i vari cambi. Però oggi posso dire che avevo in panchina, diciamo, il vero Corridogna. Beppe Buciolacchi, una bella doppietta, un ritorno alla grande. Beh, un ritorno, era importante vincere in qualsiasi modo perché siamo partiti male, e abbiamo ottenuto due pareggi e poi due sconfitte che non ci volevano. Oggi era importante risollevare le sorti, diciamo, le fortune della squadra, perché avevamo bisogno della vittoria e quindi il merito della squadra che si è allenata con impegno in questa settimana e alla fine i risultati si sono visti. Eppure il mister ha detto proprio in settimana, quando riavrò al meglio Buciolacchi e Pomiro vedremo un'altra Corridogna. Ma no, il mister esagera con i complimenti. Sicuramente tanti di noi non siamo nelle condizioni ottimali perché abbiamo avuto problemi nella fase di preparazione, quindi ci vuole un po' più tempo per carburare, ecco. Poi la maggior parte della squadra è nuova, quindi per amalgamare, diciamo, tutti i meccanismi ci vuole del tempo.
però l'importante, diciamo, è raccogliere più punti possibili fino a quando la condizione arriverà, e poi vedremo delle belle, ecco.